ci racconta di come Perseo affrontò Medusa, un mostro con i capelli di serpente, e era talmente brutto che impietriva al fissarlo in volto, così Perseo decide di affrontarlo facendosi prestare uno scudo, e questo scudo è talmente lucido, lucido come uno specchio, da riuscire a riflettere l'immagine del mostro. Lui riesce a fissare il mostro deformato sullo scudo, così riesce ad avvicinarsi, affrontarlo e a mozzargli la testa. Adesso vi presento il mostro. Eccolo qua. Non si chiama Medusa, si chiama adenocarcinoma, è un tumore maligno. E la radiografia è datata 4 dicembre, noi l'abbiamo ricevuta il 5, e fino a quel momento il tumore, nonostante fosse in piena metastasi, si vede dall'ecografia, è rimasto perfettamente silenzioso, asintomatico, e un qualsiasi radiologo, un qualsiasi oncologo legge in questo una condanna a morte, perché mio padre da qui in poi ha 4 mesi. E io ho avuto la fortuna di non saperla leggere, e tutto quel bianco a me non diceva proprio niente. E non ho mai chiesto che mi venisse insegnato a riconoscere la metastasi, perché avevo paura di rimanere di pietra, come di fronte alla Gorgone. Così ho costruito uno scudo, anch'io, non riflette le immagini, le fa suonare. Dunque voi dovete immaginare un po' il suono come se fosse una superficie, immaginiamolo così. Allora immaginate, un po' come fissare l'ecografia, immaginate che questo suono sia una superficie dove verso destra, la vostra destra, non ho problemi, verso la vostra destra ci siano le frequenze più alte del suono, e verso sinistra troviamo le frequenze più basse. E man mano che vediamo l'immagine diventare sempre più chiara, e più il suono diventa forte, più le frequenze interessate diventano forti. Quindi, per fare un esempio, macchie sulla parte destra dell'immagine daranno un colore più aspro, più penetrante, mentre macchie bianche sulla parte sinistra tradurranno il suono in qualcosa di più opaco, di più oscuro, di più avvolgente, no? Ecco, questo è il programma che ho scritto, funziona un po' come l'equalizzatore di casa vostra. Voi avete una musica, volete ascoltare meglio i bassi, cosa fate? Aumentate i bassi del vostro equalizzatore. Volete ascoltare la parte del canto? Aumentate i mezzi. Volete ascoltare lo stridio dei violini? Aumentate gli acuti. Questo programma invece si concentra su 5 punti, ma poco cambia, insomma, bassi, medio-bassi, medi, medio-alti, alti. Come funziona questo programma? Molto semplice, si fissa su 5 punti, come vi ho detto, e questi li riconoscerete perché sono cerchiati in rosso, e muove l'ecografia, la ruota, la ingrandisce, la sposta, e ovviamente si spostano anche i punti, quindi cambiano le posizioni interessate, e i punti cambiano anche di luminosità. In poche parole, quello che entrerà dai microfoni, cioè quello che farò al pianoforte, uscirà dalle casse, ma uscirà equalizzato, quindi uscirà con dei cambiamenti di tinta, e questi cambiamenti verranno dati esclusivamente dall'immagine in movimento. Ci saranno 10 soli movimenti. Il brano l'ho voluto dividere in 10 settori. Ho scelto questo brano che si intitola Vers la Flamme, verso la fiamma, e il riferimento, adesso facciamo un po' di storia, il riferimento è Eraclito. Eraclito era un filosofo che 2500 anni fa vedeva nel fuoco il simbolo del mutamento continuo, e effettivamente di 4 elementi naturali, ve li ricorderete tutti, l'aria, l'acqua, la terra e quindi il fuoco, ecco, nel fuoco vedeva l'elemento più anomalo, e la ragione è molto semplice: non è un vero elemento, il fuoco è un processo, combustione. Così Scriabin, non 2500 anni fa ma appena nel 1914, decide di scrivere un pezzo in variazione continua, e ci riesce inventando un accordo molto speciale, e quello che sentirete sarà un brano che dura 7 minuti, ma in realtà è un unico accordo trasformato, traslato, spostato, girato. In musica, nella musica tradizionale, gli accordi sono un po' come le figure geometriche: ruotando un triangolo otterremo sempre un triangolo semplicemente rovesciato. Un accordo, un Do maggiore, se rovesciamo le note Do maggiore otteniamo sempre Do maggiore, semplicemente è rivoltato.
Invece in questo accordo molto speciale, cambiando la disposizione delle note sulla tastiera, questo conto cambia di identità, cambia nome persino, scusate, e spinge verso direzioni diverse, quindi virtualmente è come se spingesse verso qualsiasi direzione. È talmente disomogeneo che, lo sentirete man mano che il pezzo va avanti, si divide in parti autonome. Alcune rimangono immobili, altre cominciano a muoversi, altre si muovono sempre più velocemente fino a frantumarsi in movimenti vorticosi che rilasciano una grande quantità di energia sonora. È un po' la descrizione che si potrebbe fare della combustione, solo che lì l'energia è termica. Allora, qual è il senso di fare questo? Qual è il senso di equalizzare questo brano con questa ecografia? Il senso è che ho voluto costruire una specie di grande sistema di allarme che rilevasse il bianco, rilevasse quello che non si è fatto sentire. E per me è stato un po' come costruirmi lo scudo. E così ho potuto affrontarlo, ho potuto orientarmi e questa sera cercheremo di mozzargli la testa.